Ragazzi, benvenuti nei dintorni di Taos, al freddo e al gelo. Temperature di qualche grado sotto lo zero, ma percezione di freddissimo. Ah. La notte qua è stata spettacolare, ha nevicato, ha piovuto, c'è stato un po' di vento, ma super silenzioso. Oggi non credo che faremo tanta strada, perché il meteo sarà tutto il giorno così, ma ci vogliamo spostare poco più avanti. Devo dire che oggi saremmo stati anche abbastanza volentieri qua. Dobbiamo anche ammettere che, insomma, non è che c'è così tanto tempo. Dobbiamo procedere verso nord, verso il Canada, ma ci sono ancora un sacco di cose che vogliamo vedere tra New Mexico e Colorado, certamente. Poi dopo vedremo un po' quello che succederà. Però dobbiamo fare un sacco di strada, ragazzi. Quello che stiamo facendo è di fatto il coast to coast più lungo che si possa fare negli Stati Uniti. Il posto è bellissimo qua, ma più che altro ci saremo fermati perché comunque è brutto tempo. Quindi abbiamo solo 3 mesi a disposizione qua negli Stati Uniti e quindi bisogna sfruttarli al massimo. Spengo per riscaldamento e accendo. Devo anche ritoccare un po' la pressione delle gomme perché siamo un po' in alta quota e con questo freddo risultano sempre un po' più basse. Vento, ma cosa, non la neve? Ci sarà anche quello. Cioè, per intenderci, da qua dove ci troviamo adesso dobbiamo andare qua. Queste aree di sosta del New Mexico sono una bella scoperta. Siamo stati veramente bene e quindi la salutiamo e la ringraziamo e salutiamo le gole del Rio Grande. Qui è tutto un po' appannato, io non ci vedo niente. Dobbiamo dire che qua ha girato tutta la notte la security, ce l'ha scritto, ed effettivamente continuavano a girare. Salutiamo anche il bridge. Impressionante. C'era scritto lì, the most beautiful steel bridge in New Mexico. Non hanno esagerato lo scritto del mondo. Meno male che abbiamo fatto la passeggiata ieri, perché oggi era un po' più bruttina la giornata. Ciao Bridge, beautiful steel bridge. Ci ha salutato anche la guardia. Adesso ovviamente noi prenderemo una strada secondaria. Speriamo di trovarla con questa nebbia. Io non vedo niente, quindi mi affido al GPS e a Simone che forse un po' vede. Adesso ti spanno, basta attivare qua, tac, tac, si attiva tutto. Diamo priorità al motore. Sì. Ma già spannato. In effetti un po' meglio. Oh, ora sì. Prendiamo questa stradina a sinistra verso Ojo Caliente. In effetti un po' di calentito non farebbe male. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go. Pioggia mista neve in questo momento. La strada è anche diventata tutta un po' dissestata. Qua ci ritroviamo in un pueblito che si chiama Carson. Carson, c'è anche il caffè. Guarda che bello. Carson Caffè e Grocery. È finito il pueblito. C'era anche l'ufficio postale, però, una piccola baracca, postal office. As you make the bed, so you must lie. Montate delle montagne a cono, sembrano quasi dei vulcani, però non ne siamo certi, anche se in realtà tutta la zona, tempi passati, abbiamo scoperto essere stata vulcanica. L'abbiamo visto anche nelle foto. Abbiamo percorso un'ottantina di chilometri più o meno e siamo arrivati ad Abiquiu, che è un paesino che avevamo individuato in cui ci vogliamo fermare un attimo, perché è un pueblo che storicamente ha visto un confronto tra nativi e conquistadores abbastanza forte. Qui alla metà del 1700 è arrivato un prete cristiano insieme a 28 famiglie di nativi. Abiquiu.
Abicuio è su questa montagnetta. Andiamo fra le nuvole, praticamente. Che posto che si è trovato sto prete? Questo pueblito deve essere veramente interessante. Adesso ci facciamo due passi. Ma nel frattempo notiamo che questa pioggia ha sciolto un po' di tutta la terra che ci avevamo addosso. Ma è anche male, dai. Non si può certo dire che siamo puliti. Ragazzi, che strano questo pueblo. Le strade tutte fangose. Nel centro di questa specie di piazza c'è anche questo edificio di adobe un po' mezzo distrutto. Anzi, era un po' più che mezzo, completamente distrutto. I singoli mattoni di adobe sono saltati fuori da questo muro sfondato. C'è anche la chiesa di Santa Thomas Apostolo. Guardate che particolare la facciata di questa chiesa. È un pueblo veramente stranissimo, piccolo, c'è pochissima gente qua. Questo pueblo ha una storia un po' particolare. Quando gli spagnoli sono arrivati qui, hanno lasciato questa popolazione di indigeni con i quali erano arrivati. Tuttavia, questa è sempre stata una zona di frontiera e qua attorno c'erano gli Apaci, i Navajo, i Comanci, tutta una serie di tribù abbastanza combattive che si volevano appropriare di questo territorio. Quindi cosa hanno fatto i governatori del New Mexico all'epoca? Hanno chiesto a una popolazione indiana a cui erano abbastanza vicini, ma che sempre avevano considerato solamente come schiavi, di trasferirsi qua, donandogli in cambio del territorio. In pratica questi indiani sono diventati pseudo alleati degli spagnoli, ma in realtà per loro è stata un po' una via di fuga. Perché diciamo l'alternativa era o rimaniamo schiavi oppure andiamo lì e male che vada veniamo conquistati dai Comanci, dai Navajo e dagli Apaci. E quindi di fatto sono venuti. E sono stati la prima popolazione che è vissuta qui. E di fatto qui ci sono ancora i loro discendenti. Come abbiamo capito però da tantissimo tempo questi luoghi hanno ispirato tantissimi artisti. E pensate che nello specifico questa era la casa di Georgia O'Keeffe, una famosa pittrice statunitense che qui ha passato gran parte della sua vita dopo che il marito è morto. Dato che ci siamo collegati diverse volte alla serie Breaking Bad, visto che siamo in New Mexico, dobbiamo dire che questa pittrice è anche citata in uno degli episodi di Breaking Bad. E questa era casa sua. Va bene, ma noi riprendiamo la nostra strada, andiamo nella direzione di quell'apertura, si vede un pochino di azzurro lassù, ma veramente poco. Beh, oggi lo sapevamo che sarebbe stato così, abbiamo fatto un po' di trasferimento, ci siamo visti questo pueblito, un'atmosfera un po' piovosa, ma credo che cercheremo già un posto per fermarci. E qua, quando piove, le strade fuori dall'asfalto diventano un fango unico. Never wonder. Wow, queste sì che sono delle red rocks. With one another, with the feeling pass. Che posto! Wow! Qua girando a sinistra, wow, si va verso il lago di Abukikyu, Abu qualcosa. Sotto la diga dobbiamo passare. Non è neanche la prima volta. Fa un po' di impressione. Madonna, oddio. Impressionante. È
È una bella discesa, eh. Praticamente stiamo discendendo la diga. E più che altro domani mattina ce la dovremo risalire. Cioè qua c'è un tornante da super ridotte, non so. Cioè hai scalato tutto quello che potevi scalare? Sì, ho la marcia abbastanza bassa che sto scendendo senza freni col freno motore. Ma qua col petto del freno io lo devo dare. Guarda che salita. Cioè, è la... questa è la diga. For one another, just another... E adesso siamo dentro il canyon. È impressionante, fa paura. Pensare che alle nostre spalle c'è un enorme... cestino per andare di là. Sa che serve, boh. Would we be better humble? It's not. Vedo veramente dura. C'è un cartello che c'è scritto: attenzione, se suona la sirena, scappare. Qua siamo proprio davanti al fiume. Dobbiamo trovare un po' di imbollamento. Il posto è bellissimo. Fa un bel freddo, però che posto magnifico. Ragazzi, voglio sentire l'acqua. Mamma mia, ma freddissimo. Chiudere la porta non è assolutamente facile. Mamma mia, c'è un vento pazzesco, poi fa veramente freddo. E a noi ci è successo anche un piccolo danno qua. Si è rotto l'angolino qua. Dobbiamo sistemarlo. Mi sembra la giornata giusta per fare sto lavoretto. The sweetest red sheet I'd ever seen. You stand beside me. Stasera preparo una bella focaccina con la pasta madre. Ma quanto si può mangiare? Delle cose. Ho fame. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mind. Puiamolo. She's just my kind, can't get her off my mind. Brucia? Buono. Bravo. Mi piace. Un appetito. Grazie. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo, bentornati qua a New Mexico, in un luogo abbastanza imprecisato, ma certamente vicino a una grande diga, anzi sotto una grande diga, dove questa notte è un po' nevicato. Questa è la situazione in questo momento. Se non altro non sembra freddissimo, cioè, però sapendo che ci aspetta quella grandissima salita qua per risalire il muro, come si chiama? Per risalire la diga, nel vero senso della parola, proprio. Non lo so, adesso ci studiamo un attimo su. Guardate da questa parte,
il posto è veramente meraviglioso. Wow, bellissimo, è veramente bellissimo. Beh, lo so, non è che faccia caldo, nevica. Chiudiamo, ma guardate che quadro. Prepariamoci subito il caffè. Il programma sarebbe quello di spostarci. Adesso vediamo un po' come va. Dobbiamo andare in direzione del Colorado, dove con tutta probabilità ci sarà molta più neve che qua. Non sta tanto smettendo di nevicare. Effettivamente il meteo oggi rimarrà più o meno tutto il giorno così, perlomeno in questa zona. Wow. La strada sembra pulita. Con tutta probabilità lo sarà anche la salita. Vedremo. Mamma mia, che bello però. È freddissimo. Incredibile come la neve riesce ad accumularsi nei posti più impensati. No. Guardate qua. Wow. Inutile dire che questa mattina ci vuole un bel preriscaldamento. Anche perché dobbiamo fare quella salita. Stamattina do anche una preriscaldata al diesel. Devo anche scaldare un po' l'olio, in effetti. Mettilo nel tuo portatazza, che il mio non funziona. Questo adesso potrebbe servire che non fosse isolata, almeno mi scaldo le mani. Salutiamo il nostro parcheggio lungo il fiume, ma non è detto che non dobbiamo tornare qui, perché se la strada non è pulita della diga, sì, non si fa. Sì, non credo che ci riusciremo a fare quella salita se non sia pulita. No, se l'ho pulita qua, dai, sono abbastanza confidente. Intanto mi sto congelando le mani a tenere il supporto della GoPro, che è congelato. Hai inserito il 4x4? Il 4x4 ancora no, però ho inserito le ridotte, soprattutto adesso in partenza. I cactus con la neve! Poverini! I cactus con la neve! Sulla strada non c'è la neve, ma questo non vuol dire, perché è piuttosto fangosa e quindi la scioglie. Fa freddo, ma non così freddo che fa congelare l'acqua. Questo è la cosa più importante. Qua c'è il cestino per andare dall'altra parte del fiume. Che giornata, ragazzi! Pensavamo di averla sfangata con l'inverno. Oggi non ci sono i pescatori, eh? Noi dobbiamo salire lassù. Questa strada è impressionante. No, vabbè, è un muro. Cioè, come fai a pensare di scalarlo? Guarda lì. Salita da tanto highway. Dobbiamo andare dove c'è quella macchina lassù. È una parete. Ma... ci sono le paperette nel fiume. Questo è indicatissima. Con la GoPro non si capisce. Cioè, la GoPro rende solo perché io ho l'orizzonte che si livella automaticamente, quindi si capisce bene. Andiamo storti. Però qua c'è la neve, pulisce un po'. Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe. Give me some time to speak. Cause I know the truth inside. And I promise you this time no revival. È una delle salite più impiccate che abbiamo fatto. Certamente una delle salite più impiccate che abbiamo fatto. No more pain, only me.
L'ultimo strappo! Ok, adesso attraversiamo la linea. Il lago è un livello molto basso, dobbiamo dire. Pazzesco! Icy! La strada potrebbe essere icy! Ma qui c'è ancora salita, ma cioè non si finisce più. Siamo quasi a 2000 metri, più o meno a questa. Qua si vede che hanno buttato quel prodotto per sciogliere, non so se è sale o qualcosa di diverso, è colorato di rosso. C'è una mucca là che pascola. Il ponte si scalda meno perché l'aria arriva da sotto e quindi è molto più pericoloso, si può ghiacciare. Infatti guarda qua. Oh cavoli! Qua però non hanno buttato niente. E in genere sui ponti c'è scritto anche maybe icy. Questo non c'era scritto. Guardando questo metro mi sembra incredibile che stiamo andando verso un posto che si chiama Cuba. Poi all'improvviso, nonostante non siamo neanche scesi di quota, un paio di curve e guardate qua, ci siamo lasciati alle spalle la perturbazione. Questo era il villaggio di Coyote, ragazzi. Coyote certamente ci sono. Guardate il distributore di benzina di Coyote, bellissimo. Luci, l'abbiamo sfangata! Abbiamo lasciato Coyote e stiamo andando verso Gallina. Davvero, mica per finta. I can seem to lift my head straight. Just lay in the shade with you. Win or lose, we take it easy. Ma non avevamo detto che era arrivata la primavera, basta neve, cioè di nuovo detto. Qua c'è scritto anche icy. Effettivamente siamo saliti ancora. Qua è un po' sbonza strada. E dobbiamo dire che il traffico c'è veramente pochissimo. Diciamo che con questo meteo sono rimasti a casa. Acqua. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright. Siamo a Chapulín! Adesso i Chapulín se stanno nelle tane perché fa un po' freddo.
Ragazzi, qua stiamo scollinando il Continental Divide. Di là ci sarebbe stata anche una placca, ma non riusciamo ad andarci. Qua ci viene segnato, mentre ci sorpassa questo camion a sponsarci completamente. Cioè, abbiamo sorpassato lo spartiacque continentale. Proseguiamo. Noi stiamo andando in direzione di un parco, ma fuori deve fare veramente tanto freddo. L'acqua gela in un nanosecondo sul parabrezza. Il prezzo non è basso come l'ultimo distributore in cui l'abbiamo fatta, ma è una riserva indiana e in Colorado costa molto di più il diesel. E quindi, anche se siamo abbastanza pieni, rabbocchiamo. Fare sempre quando ce n'è e quando c'è la possibilità. Ogni litro è un risparmio. Ragazzi, guardate qua, è tutto congelato, tutto questo fango misto a questo prodotto che spargono qua per evitare che ghiacci. Qua invece è tutto ghiacciato. Ragazzi, guardate questi mezzi come sono sponzi. Qui bisogna usare la porta principale. Andiamo a vedere questo autogrill indiano di fianco al casino. Hello, I need to fill up at pump number 10. Questo è un motivo per cui mettiamo sempre un calzino usato sopra il tappo, così non si sporca. Ah, c'è lo sconto, $4. Non era neanche pubblicizzato. È $4 se paghi cash. Qua lo sconto me l'hanno fatto. Vediamo se funziona la pompa secondaria. Sì. Questo sarà rapido. Abbiamo prepagato, ma non credo che ci stiano tutti. $100, mi sa che non ci stanno. Guarda qua, che roba! Tutto rosso. E qua tutto ghiacciato, ragazzi. Mamma mia. Dentro l'autogrill funziona anche il bagno, quindi ne approfittiamo anche per andare al bagno. Alla stazione del servizio degli Apache, le Buggles Ranch. Ripresa la strada, andiamo in direzione del Charco Canyon, che pare essere veramente molto molto bello, ma ha una via di accesso che pare un po' dissestata. E dice che specialmente in questa stagione ci vuole un veicolo 4x4 ben alto. Oh, vediamo un po' se riesce a fare. Andiamo a vedere. Eccoci qua, questo è il bivio per il Charco. Comunque, tutte le strade che portano al Charco di solito sono dissestate. Quella che abbiamo percorso in Paraguay è stata una delle strade principali più disastrate sulla quale ci sia mai capitato di viaggiare. Vediamo se è tanto brutto come dicono. La cosa positiva è che non c'è la polvere, quindi non abbiamo bisogno dello smog. Per ora è meglio che un'autostrada questa strada. Con la Charco del Paraguay ci sembra più difficile. We were such a constellation wreck. Cerchiamo di capire perché sul sito del parco c'è scritto che ci deve avere una macchina super preparata per venire qua. Per ora non è male, quindi incrociamo le dita. C'è da dire che è abbastanza lunga, perché sono circa 25 km questa strada, quindi può succedere di tutto. Tra l'altro dovremmo anche scendere un po' di quota. Certo che qua il panorama è veramente magnifico, mamma mia, non si vede la fine di questa prateria. Pazzesco. Adesso è comparso un cartello che diceva che è finita la manutenzione di una contea, quindi ne inizierà quella di un'altra, lo sappiamo. Forse capiamo perché sul sito c'è scritto che deve essere un 4x4. Perché questa è una... stiamo arrivando a un fume, c'è scritto che è una flu d'aria e magari qua, a seconda di quanta acqua c'è, può diventare un po' più ostico questo passaggio. Not cross quando c'è l'acqua alta. Però insomma adesso non mi sembra... No, non mi sembra niente.
Lady in the Chaco. Chaco Culture National Historic Park. Ci fa capire che siamo sulla strada giusta. E qua è un po' fangoso, eh? Guarda qua. Una bella bozza di fango. E adesso un bel salitino. Prima di ogni discesa c'è sempre una salita. Questa è una bella salita. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. Hai visto? Dopo la salita è arrivata la discesa. They settled down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong. But I learned my lesson hanging on. Qua è bel fango, raga. Qua effettivamente, insomma. And let it go for a little while. Ah, è bello fangoso, ragazzi. Cioè, guardate che cambio di colori. Qua è più giallo, poi il fango marrone e più avanti rosso. Ammazzalo! Cambio va un po' dove vuole. Questo è un bel tocco di fango, ragazzi. Salita, questo è la tosta. Siamo fuori dal fango. Sì, l'abbiamo sfondata. Ragazzi, guardate che montagna abbiamo qua davanti. Ragazzi, siamo arrivati. Ma c'è un... che è quel tubo? La scaricata dell'acqua. Prima il ghiaccio, adesso ci si è aggiunto sopra il fango. C'è un altro cumulo di fango qua sopra. Pezzi di neve che arrivano. C'è di tutto. Meno male che non l'abbiamo lavato. Meno male. Guardate qua. Cioè, ci abbiamo la ruota di tre colori. Giallo, nero e rosso. Se non ci fossero state queste nevicate, queste piogge gli ultimi giorni, la fama non è che era così brutta. È il fango che un po', insomma, via.